Buongiorno ragazzi, come va? Tutto bene? Spero di sì. Io ho appena di ritorno dalla mia attività del venerdì con la mia associazione sportiva. Non abbiamo ancora iniziato lo sport, ma abbiamo ancora le attività estive da concludere, ovvero abbiamo appena finito con il mare e ora, prima di iniziare le attività sportive vere e proprie, stiamo andando un po' al parco, cioè oggi eravamo al parco. Nella prossima clip video vi lascio il disegno che ho fatto perché mi avevano chiesto di disegnare un biglietto di ringraziamento per lo stabilimento balneare che ci ha ospitato questa estate. Ora, premetto già due cosine: non sono una cima nel disegno, però mi rilassa e mi piace farlo. E devo dire anche che sono bellini i disegni che faccio, cioè mi piacciono come vengono fuori, cioè a livello artistico mi piace perché parliamoci chiaramente, ora l'arte è soggettiva, è una cosa che può piacere o non pi piacere una determinata cosa e questo ci sta. Però, li trovo troppo estetici i miei disegni, ragazzi, non ci posso fare nulla. Adoro la follia come disegno io, ragazzi, non per fare la vanitosa, no per menarmela, lungi da me questo, però secondo me i miei disegni li reputo troppo estetici. Boh, mi piacciono. Non, ripeto, non prendetemi per vanitosa. Comunque, vi lascio alla clip video del disegno e fatemi sapere appunto nei commenti se la pensate come me oppure no sul fatto che i miei disegni diano una vibes aesthetic. Ci becchiamo più tardi, ragazzi. A dopo! Pronta per andare a vedere la partita? Outfit di oggi, questa magliettina a pois e sotto mi sono messa un pantalone semi elegante, non so se si vede, comunque poi mi sono un pochino laccata i capelli, comunque oggi mi sono addormentata dopo pranzo. Ed è stato il sonnellino migliore della mia vita, ragazzi. Come ho dormito oggi? Credo che non lo facevo già da un paio di settimane. Bellissimo. Un sonno meraviglioso. Non mi volevo più alzare dal letto. Ma poi è venuta mia madre e mi ha detto: muoviti se vuoi arrivare in orario a vedere la partita. Su, in piedi. Ci aveva anche ragione, secondo me. Perché mi stavo praticamente facendo una fusione con il letto, talmente ero rilassata che veramente ero così spalmata nel letto, ma così spalmata nel letto, ragazzi, che mi hanno dovuto scrostare per farmi alzare. Ma vabbè, tornando a noi, vado a prendermi un caffè al volo, tempo di organizzarmi, borsa e tutto, e poi si parte. Ci becchiamo più tardi, ragazzi. A dopo! Sì ragazzi, mi faccio viva solo adesso perché stamattina mi sono svegliata tardi.
Ho pensato tutto a cose da vedere e da fare per un futuro viaggio che dovremmo fare a fine ottobre. Non vi spoilerò altro, non l'ho ancora spoilerato su Instagram, ma credo che lancerò ovissimi messaggi subliminali anche nei prossimi giorni, quindi se ancora non lo fate, seguitemi su IG, trovate il link qua sotto in descrizione. E come stavo dicendo, oggi usciamo per comprarmi una robetta per il viaggio. Quindi sì, vi porto con me e andiamo a vedere sta robetta qua, che so già che alcuni di voi piacerà, ma alcuni di no, voi no. Perché potreste dirmi, ma lo fai solo perché c'è il trend di Anna Pepe e là vi sbagliate, ragazzi, perché praticamente io seguo questo personaggio Sanrio dal lontano 2010, quando le ragazzette di oggi lo considerano emo e invece quel personaggio là nasce come personaggio Pastel God. E ho detto tutto? Quindi questo personaggio Sario nasce come personaggio Pastel God e non emo, perché chi lo considera emo non ci sta a capire nulla. Mettiamolo ben in chiaro come robetta. E nulla, andiamo a fare shopping. Ci becchiamo più tardi, ragazzi. A dopo! Appena rientrata a casa, ora vi faccio vedere subito gli acquisti che ho fatto. Dovevo comprarmi solo quel cuscino per il collo di Kurumi, invece no. Non mi so trattenere, ragazzi, non. Ho la mano bucata, ma ehi! Non sarei io se non avessi la mano bucata. Comunque, andiamo a vedere che cosa ho preso. Ecco qua tutto il mio bottino. Iniziamo da lui, che è il cuscino di Kurumi per quando dovrò prendere l'aereo. Poi ho preso questa collana qui, che è molto emo style. L'originale costava oltre 15 euro. Tiger, meno di 5 euro. E me la sono portata a casa. E poi ho preso questa forcellina che bramavo da un sacco di tempo. Non riuscivo mai a comprarmela perché la vendevano solo in internet e quindi con spese di spedizione e tutto il prezzo aumentava sempre di molto e quindi non riuscivo mai a prendermela. L'ho vista da Tiger e l'ho presa. E nulla, questo è tutto il mio bottino. Sì, questo è il mio micro haul, vi ho fatto vedere tutto, né? Sono contenta di questo bottino che mi sono portata a casa. Il mio pezzo preferito, ovviamente, è il cuscino. Secondo posto se la gioca tra la collana e la forcellina. Diciamo che non ce ne sarà terzo posto e lasciamo sia collana che forcellina al secondo posto.
Ora, non vi so dire il totale di quanto ho speso, però soddisfatta del mio bottino. Nulla di più, nulla di meno. Adoro la follia, ciò che ho accaparrato in questa sessione di shopping. In tutto ciò mi sono già messa il pigiama, pronta per andare a letto, ovviamente anche cenare e riposarmi poco a poco nel divano. In tutto ciò volevo darvi un consiglio, ragazzi. Se siete emo come me, io lo sono dal 2012 e 13, e comunque non c'avevo mai soldi per comprarmi la roba figa. Negli anni ho sviluppato sempre l'arte del risparmio e comunque mi sono riuscito sempre a vestire decentemente. Ora vabbè, adesso sono grande, le molte cose sono cambiate e ora con i soldi che ho adesso riesco a mettere su un outfit emo rispetto a quando avevo 15-16 anni. 15-16 anni sì, riuscivo a vestirmi emo, però il guardaroba non era come quello di adesso. È molto molto diverso. Nel corso degli anni è stracambiato, perché quando avevo 15-16 anni mi aiutavano molto i miei genitori e a quei tempi, nel 2016, non era ben vista la moda emo perché c'era la diceria che ci tagliavamo le vene, cosa non vera. Però c'era questa diceria e ovviamente i miei genitori ci credevano a questa diceria e quindi non è che avevo tutto sto grosso guardaroba. E quindi sì, quando avevo 16 anni mi aiutavano i miei genitori a comprarmi le cose che mi interessavano, però non avevo l'armadio che avevo adesso. Quindi, ovviamente, ripeto, gli anni sono cambiati e ora ho un buon guardaroba da potermi vestire emo. Però perché sto dicendo tutto sto preambolo? Perché se non avete i soldi per comprarvi le cose originari di quel determinato stile lì, andate tranquilli che la soluzione c'è sempre. Ad esempio, come vi ho fatto vedere prima nella clip video precedente, quelle robette là le ho prese da Tiger e cioè se le avessi prese originali avrei speso minimo 30 euro tra spedizione e tutto, invece da Tiger 5 euro totali. Quindi sì, se non avete molti soldi da spendere, allenate l'occhio, allenatevi a guardare bene, perché se cercate bene le cose, andate tranquilli che troverete tutto. E infatti io con gli anni, sapendo che sono sempre stata squartinata e non avendo mai un soldo in tasca per potermi comprare le cose originali, ho sviluppato l'occhio e studiato i periodi giusti dove potermi comprare le cose del mio stile però a basso prezzo. Vi faccio un esempio: da Tiger sta iniziando il periodo di Halloween e quindi, se siete amanti dell'emo e del gothic, Tiger sarà
il vostro migliore amico, perché potete trovare un sacco di cose di quello stile lì a basso prezzo. Quindi è una cavolata, perché quella forcellina lì, ad esempio, si usa molto nell'Emogod. E appena l'ho vista, ho detto no, la devo assolutamente avere, proprio perché ricorda quello stile lì. Stessa cosa per la collana, perché la collana è molto da emo, non Emogod ma emo. Quindi anche quella collana lì, appena l'ho visto subito, mi sono detta no, la devo comprare. Quindi insomma, con meno di 5 euro mi sono fatto due accessori emo a basso prezzo. Invece se li avessi comprati magari in internet da siti appositi, ci avrei speso molto molto di più, perché tra spedizione e prezzo del prodotto ci avrei speso una follia. Comunque, dopo tutto sto pippone qua per dirvi che chi cerca trova, e se sapete che stile vi piace vestire e ce l'avete ben stappato in testa, andate tranquilli che le cose le trovate senza spendere un occhio della testa, come ho fatto io con quelle due cose che vi ho fatto vedere nella storia precedente. Andate tranquilli che trovate tutto, vi potete vestire nel vostro stile anche spendendo poco, andate tranquilli ragazzi, non ci sono problemi. Comunque, in tutto ciò, reso conto di questi due giorni, mi sono divertita un sacco ragazzi, e sono stati i giorni più felici di questa settimana. Sono molto molto contento di come siano andati questi due giorni, e sì, veramente bellissime giornate. E nulla ragazzi, il video si conclude qua, noi ci vediamo al prossimo video. Vi invito a commentare il video con un emoji che vi ricorda sia l'emo sia il gothic, che sono stati temi che abbiamo parlato in questa conclusione di video. Vi invito a condividere il video, attivare la campanella ed iscrivervi al canale. Noi ci becchiamo alla prossima volta ragazzi, ciao!